Era il 1937 quando il Giro d'Italia si spinse per la prima volta sulle Dolomiti e scelse, fu una elezione fra mille candidature, il Passo Rolle, un antico anfiteatro di cime coralline seghettate dalla neve, dal sole, dal vento, anche dai sogni. Poco prima della vetta, su una strada fatta di sassi e paracarri, decollò Gino Bartali. All'arrivo si impose con 5 minuti di vantaggio sui primi disperati inseguitori. Bartali aveva 22 anni e un grande avvenire dietro le sue spalle da scalatore, dentro i suoi muscoli da contadino, contro il suo naso da pugile, nella sua voce da fumatore, da bevitore, da corridore, da oratore e affabulatore, da eroe dei due mondi. Giro d'Italia e Tour de France. Il Rolle sfiora i 2000 metri. Il panorama è circolare. Negli occhi le pale di San Martino. Oggi il Trentino, e non solo quello dolomitico, è stato esplorato, percorso e pedalato in alto, ogni salita come un velodromo verticale. Trentino, grandi salite. Trentino, grandi arrampicate. Trentino, grandi ascensioni. Trentino, grandi vette, passi, tornanti, drittoni, scaloni, rampe. Trentino, grandi premi della montagna, grandi corse, dalle cime al Garda. Trentino, grandi storie stando sui pedali, oscillando la bici come una coppia di ballerini di tango, mani aggrappate al manubrio, polpacci scolpiti dalla fatica, occhi calamitati dalla bellezza.